Piacere. Con il presidente della Roma, l'ex presidente della Roma, Rossella Sensi, buongiorno, bentrovata. Buongiorno, bentrovato, grazie. Siamo oggi al premio Andrea Fortunato, oggi è una giornata particolare, una giornata nel ricordo di personaggi importanti come sono stati Andrea Fortunato, ma anche Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli recentemente scomparsi. Sì, è una giornata importante, è importante ricordare i personaggi che hanno dato tanto a questo sport, che sono stati degli esempi, purtroppo ci hanno lasciato troppo presto e quindi un ricordo va sempre fatto e non solo oggi. È una giornata importante, sono molto emozionata di ricevere questo premio. È una giornata che vede anche l'esaltazione del passaporto ematico legato alla Salernitana, prima società che nel mondo del calcio l'ha adottato. Ecco, questo è un passo in avanti verso un aspetto che a livello appunto di vita privata, ma non soltanto legato allo sport, è molto importante. È molto importante, anche questo argomento è molto legato alla mia famiglia, perché noi con un'associazione a nome di mio padre e mia madre promuoviamo la donazione del sangue. Il sangue purtroppo si deve donare, non si può fare altrimenti, quindi sono gesti importanti attraverso il passaporto ematico, scusate l'emozione, credo che si possa aiutare anche a fare un passo in avanti su queste problematiche. Le ultime due sono sul presente, prometto, sono soltanto due. La prima riguarda un rapporto, il suo Francesco Totti e l'oggi attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti. E questo è un rapporto che si può ricucire? Da una parte e dall'altra c'è stata un'apertura. Guardi, io questo non glielo so dire, non so neanche se si debba ricucire o se c'è un buon rapporto, sicuramente deve fare questa domanda ad entrambi. Io ho avuto Luciano Spalletti come allenatore in un anno soprattutto che ci ha dato molte soddisfazioni con le 10 vittorie e l'ho conosciuto bene. Poi c'è Francesco che per me è un fratello, quindi parliamo di due persone che ho conosciuto bene, chissà, bisogna chiederlo a loro. E allora ci proveremo. L'ultima invece gliela faccio su questo Napoli in corsa per lo scudetto, primo posto, distacco ampio dalle inseguitrici. Ecco, lei è stata presidente della Roma, squadra del Sud, il Sud che vince, e questo è un bene per il calcio italiano. E io non lo voglio dire per i tifosi napoletani, perché io sono scaramantica, quindi non si può dire assolutamente. Sicuramente vediamo quello che è un bel calcio, quindi complimenti al Napoli. Grazie mille. Grazie a lei.